Bentornati amici, preparatevi ad assistere a un unboxing che è finto come Giuda, perché stiamo per aprire questa bellissima scatola che io ho già distrutto perché l'imballo originale di Amazon non era in ottime condizioni, per cui l'ho aperta per verificare l'integrità del contenuto prima di iniziare a fare questo video, quindi unboxing assolutamente fake. Andiamo tuttavia a vedere che cosa c'è dentro la scatolina del Blue Yeti USB. Qui abbiamo la scatola devastata e qui invece abbiamo la scatola vera e propria. Questa si apre così, unboxing fintissimo, anche perché io qui ho tagliato lo scotch. Devo dire che il packaging esterno era danneggiato, però quello interno è veramente antistupro, cioè ho fatto fatica ad aprirlo, quindi l'ho già aperta ma non ho tirato fuori i contenuti, quindi in realtà non è neanche così finto come unboxing. Abbiamo chiaramente il cavo USB per connetterlo. Qui abbiamo libretto di istruzioni, che lo so benissimo che non le leggete neanche voi, non lo farò nemmeno io. E qui, perfettamente avvolto in un cielo, tanto che è difficile da prendere, abbiamo il nostro microfono, che è un bel bestione. Devo dire che vedendo recensioni piuttosto che, non si riesce veramente a capire le dimensioni di questo bestione. È veramente grosso. Qui abbiamo la bustina, ok, rimosso l'involucro, qui abbiamo le sue viti per posizionarlo, ok, ed eccolo qua, adesso lo fissiamo bene in maniera che non caschi, ok, qui c'era un pezzo di feltro per tenerlo fermo in posizione dentro nella scatola, cosa che non userò più ma assolutamente apprezzabile. Ok, ve lo faccio vedere in rapporto con la mia persona per farvi capire che è veramente grosso, di spazio ne occupa tanto, non è per niente piccolo. Ora, interessante notare come qui abbiamo la manopola del gain, che è preimpostata su 0, e sotto abbiamo le varie possibilità che questo microfono offre. Personalmente credo che utilizzerò sempre la pattern cardioide, perché parlando da solo credo che utilizzerò prevalentemente questa. Ce ne sono anche delle altre, nel caso si volesse utilizzare per podcast con altre persone si può fare. Sull'altro lato c'è il bottone mute, quindi nel caso ci si voglia mutare si preme questo e il microfono si spegne, e c'è un volume che è il volume dell'uscita cuffie. L'uscita cuffie è posizionata qui sotto, abbiamo da una parte l'uscita cuffie, dall'altra parte l'uscita USB, e poi c'è una vite se lo si vuole fissare a un'asta microfonica un pochino più professionale. Io non ho preso la gabbietta anti-shock, perché tanto comunque credo di utilizzarlo prevalentemente sul tavolo. Il mio tavolo ha un tappetino che comunque ammortizza, e adesso possiamo andare a vedere come funziona effettivamente questo microfono. Cose da fare per il setup: accendere il computer, sbrogliare il cavetto che è abbastanza lungo, devo dire questa cosa è abbastanza apprezzabile, perché è lungo e quindi non avremo problemi a posizionare il microfono, perché insomma il cavo arriva. Ora andiamo a infilare il cavetto USB, quindi cavetto USB che chiaramente va dentro nel suo alloggiamento in questa maniera, fa clic e scatta in posizione e il microfono fondamentalmente è pronto. Ora, prossima cosa da fare è andare a infilare l'altra estremità nel nostro computer. Prima cosa di cui ci accorgiamo nel momento in cui inseriamo l'USB è che questa lucetta si accende immediatamente, quindi abbiamo immediatamente la conferma del fatto che il nostro microfono sta funzionando, è correttamente alimentato. Una volta dunque che abbiamo collegato il nostro microfono, dobbiamo procedere in questo modo: andare su preferenze di sistema e andare nella sezione sound. A questo punto, come potete vedere,
Il mio computer ha un microfono integrato, però qui stiamo rilevando Yeti Stereo Microphone. Andiamo quindi a selezionarlo. A questo punto noi abbiamo il gain che è a zero, per cui io vado a posizionarmi alla distanza che reputo che utilizzerò veramente e vado a impostare il gain in maniera, vedete come sale, vado a impostare il gain in maniera che non clippi, ma in maniera che il volume sia sufficientemente alto. Vado a impostarlo tenendomi alla distanza che utilizzerò effettivamente e vado a impostarlo con il lato corretto, perché avendo impostato cardioide lui cerca di prendere il suono da una direzione sola. Per cui una volta che ho regolato il gain in maniera tale che sia soddisfacente il livello della mia voce, in maniera tale che non ci siano picchi e che non sia né troppo alto né troppo basso, il mio microfono è pronto per registrare. In questo momento, se io abilito una registrazione, potrò usufruire del suono di questo microfono. Aggiungo a questo punto che il Blue Yeti dispone anche di un'uscita cuffie e ho tutte le intenzioni di fare al più presto un test per capire se questa uscita cuffie può essere connessa con successo alla mia videocamera, perché il passo successivo è quello, registrare direttamente dal microfono anche nella videocamera e non solo sul computer. Ok, il nostro piccolo jack è stato infilato in posizione, come potete vedere. Qui abbiamo l'altra estremità. Questo è sempre stato un po' bastardo, nel senso che abbiamo il display, che viene in parte coperto dal jack di entrata del microfono su questa camera. È una cosa che non mi ha mai fatto impazzire, però non ci posso fare nulla, me la devo prendere così com'è. Ok, in questo momento il jack è attaccato. Perfetto, in questo momento abbiamo il nostro cavetto che esce dal nostro microfono e abbiamo il nostro cavetto che entra dentro nella nostra camera. Qui abbiamo l'immagine dalla nostra camera. Ora andiamo su menu perché dobbiamo fare delle cose. Dobbiamo andare su Sound Recording. Quello che ci troviamo di fronte è una scena di questo tipo. Qui io avevo preimpostato il livello di record al massimo, quindi il massimo gain sulla camera. Ora io lo vado a diminuire, lo metto diciamo a metà e vedete che l'audio è come se si fosse fermato. Vedete che prima c'era del movimento, qui adesso siamo praticamente a zero. Lo vado a impostare a metà, a questo punto vado ad alzare il volume. Vado ad alzare il volume di uscita e vedete che qui gli sto dando volume in cuffia. Gestendo questo e gestendo la distanza tra me e il microfono, devo trovare il bilanciamento ottimale per avere l'audio corretto in camera. Credo che questo possa essere un buon livello perché così la mia voce arriva a 12, però non arriva a 0, quindi non dovrebbe arrivare a clippare, dovrebbe in questo modo essere corretto l'input dal microfono dentro nella camera. A questo punto non ci resta da fare altro che provarlo. Io lo sto tenendo in mano, quindi è possibile che si sentano dei rumori. Io in questo momento non ho le cuffie per controllare questa cosa perché le cuffie vanno direttamente dentro nella mia camera. Quello che mi sembra assolutamente interessante è che la qualità audio di questo microfono sembra arrivare abbastanza senza compromessi alla camera, da quanto ho potuto vedere, perché girando la manopola del volume delle cuffie per gestire il gain non ho visto sfarfallì particolari. Questo potrebbe segnalarmi che non c'era noise, non c'era rumore in entrata, quindi spero veramente di avere un segnale in entrata molto pulito. Perché questo significherebbe che posso utilizzare questo microfono sia quando faccio screen recording, sia quando registro direttamente alla mia camera. Ora, questo microfono ha bisogno di essere alimentato, quindi ha bisogno di essere connesso a un computer, altrimenti non funziona. Però il fatto di poterlo attaccare al computer e mandare il segnale direttamente in camera è un plus assolutamente da non sottovalutare, una comodità incredibile per me, perché in questo modo io posso registrare dallo stesso microfono da tavolo, posso registrare sia da schermo che da camera. Ragazzi, eccoci qua con il nuovo arrivato in famiglia, microfono Blue Yeti USB. Io spero che questo unboxing assolutamente fake e pieno di clickbait vi sia piaciuto lo stesso. E era soltanto per farvi vedere che comunque stanno venendo fatti degli investimenti, anche se minimi. E ci vedremo presto con un altro video con nuovi contenuti perché non mi sono dimenticato di voi, i contenuti ce li ho, è il tempo di fare i video che mi manca, ma lo troverò, non temete. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.